Ciao ragazzi, oggi vi parlo di Coketown, città nella quale è ambientato il romanzo Hard Times di Charles Dickens, pubblicato nel 1854. Il romanzo è la metafora più forte usata dall'autore per rappresentare gli aspetti negativi dell'industrializzazione. È infatti un affresco preciso dell'età contemporanea all'autore che egli stesso criticava. Analizziamo insieme la descrizione che Dickens fa di Coketown, ma prima, se avete idee o suggerimenti, scriveteli qui sotto. Coketown, ovvero la città del carbone, è una città completamente ricoperta di fumo e cenere. È formata da agglomerati di case e strade uno uguale all'altra. È infatti una città industriale, nella quale vi sono tantissime ciminiere, dalle quali escono dei serpenti di fumo. La città è poi attraversata da un grande canale nero. Coketown è una città che basa tutto sulla produzione, sui fatti, tutto ha un prezzo, e ciò che non ha un prezzo non deve semplicemente esistere. Gli operai fanno tutti la stessa cosa, hanno tutti gli stessi orari di lavoro, perciò ogni giorno a Coketown è uguale all'altro. Essendo una città che basa ogni cosa sulle statistiche, anche due gentiluomini come Mr. Grangreen e Mr. Bounderby, passeggiando per la città, avrebbero potuto facilmente dimostrare, sempre basandosi sulle statistiche, che gli operai non erano contenti di nulla. I personaggi principali di Coketown sono quindi i suoi operai, che sono costretti a vivere ogni giorno uguale all'altro. La vita degli operai si contrappone a quella di Mr. Grangreen e Mr. Bounderby, che, nonostante tutto fossero gentiluomini, sono comunque uomini fissati con il lavoro. L'opera Hard Times di Dickens è stata scritta subito dopo un periodo passato dall'autore a Manchester, in cui aveva avuto modo di guardare da vicino la vita degli operai. Hard Times si pone quindi come una critica sociale nei confronti di quella società basata totalmente sul materialismo. Secondo Dickens, infatti, una società basata sui numeri, sul lavoro, sulle statistiche, non sarebbe potuta essere una vera società naturale. Infatti, una società senza la fantasia, senza la creatività, avrebbe portato esclusivamente disprezzo dalle persone. Gli operai, infatti, avrebbero odiato i loro datori di lavoro e i datori di lavoro avrebbero disprezzato i loro lavoratori. Ecco quindi che Coketown viene affiancata all'immagine di una giungla, proprio a sottolineare come i ritmi di vita industriali non sono conciliabili con i ritmi di vita naturali dell'uomo. Se volete approfondire vi lasciamo i link qui sotto, se invece vi è piaciuto il video mettete mi piace.